Grande Fratello 2018, il vincitore è Alberto Mezzetti. Si sono spente le luci sulla casa più famosa d'Italia e dopo 48 giorni di avventura, la 15ª edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D'Urso, ha decretato vincitore Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. Ospiti della puntata della finale un'emozionatissima Gina Lollobrigida e la senatrice Stefania Pezzopane, che ha proclamato a gran voce il suo amore per Simone Coccia. La proclamazione di Alberto Mezzetti è giunta alla fine di una serata lunghissima e intensa, condotta mirabilmente da una professionista d'eccezione, Barbara D'Urso. Il Tarzan di Viterbo si aggiudica un premio di 100.000 euro e sbaraglia tutti al televoto. Seconda è Alessia Prete, terzo il fidanzato Matteo Gentili. Tante le sorprese per i concorrenti che hanno fatto emozionare il pubblico da casa e che, nonostante alcuni avvenimenti poco carini accaduti durante il corso del Grande Fratello, si è affezionata a loro. Vediamo cosa è successo. Veronica perde al televoto con Alberto ed esce dalla casa. La puntata della finale del Grande Fratello inizia col botto. Il sipario si alza con una versione rivisitata della canzone Barbie Girl, in cui Barbara D'Urso è alla ricerca del suo principe azzurro. Scenografico l'ingresso della conduttrice, che avanza verso lo studio in compagnia di Simone Izzo e Cristiano Malgioglio. Dopo i saluti di rito, la conduttrice chiude il televoto tra Alberto e Veronica e iniziano le sorprese per i concorrenti ancora in gara. Veronica viene invitata ad andare nel Lido Carmelita, dove può incontrare i nonni, mentre Alberto è chiamato a una prova d'amore per Barbara D'Urso. Il Tarzan deve infatti farsi tagliare i capelli per poter uscire a cena con la conduttrice. Alberto crede di dover incontrare un parrucchiere, ma dopo qualche minuto arriva Barbara con un paio di forbici in mano, che però alla fine taglia solo una ciocca di capelli e lo grazia. La conduttrice attende poi Veronica e Alberto fuori dalla porta rossa e annuncia che la prima eliminata della puntata è Veronica. Valzer di nomination, vanno al televoto Matteo e Simone. Le sorprese sono infinite, ma i concorrenti devono sfidarsi l'uno contro l'altro e così Barbara chiede a due dei cinque finalisti chi vogliono mandare al televoto. Alessia propone uno scontro Simone verso Alberto. Simone invece sceglie di mandare Alessia contro Lucia. Alla fine è Matteo che deve prendere una decisione, ovvero quale delle due coppie mandare al televoto. Ovviamente Matteo sceglie di mandare Simone e Alberto, ma ha una brutta sorpresa. Il Grande Fratello gli chiede di sostituirsi a uno dei due e lui salva Alberto. Al televoto vanno quindi Matteo e Simone. A questo punto la conduttrice annuncia l'ingresso nella casa di Gina Lollobrigida. L'attrice dà qualche consiglio ai ragazzi e ricorda loro di tenere i piedi per terra perché la popolarità e la bellezza durano poco. È il momento di Matteo, che incontra la sua splendida mamma. Alessia viene chiamata in salotto e mentre madre e figlio sono in freeze, la ragazza, visibilmente emozionata, dice a Susanna di essere felicissima di aver conosciuto suo figlio. Abbracci e baci per tutti e tre, poi Susanna lascia la casa. Grande Fratello 2018, eliminati Simone, Lucia e Matteo. Rimangono in gara Alessia e Alberto. Il secondo eliminato della serata finale del Grande Fratello è Simone, il fidanzato della Pezzopane, che lo accoglie in studio con una dedica d'amore fortissima. A seguire vanno al televoto Alessia e Lucia. Quest'ultima riceve una lettera del padre in cui le comunica tutto il suo affetto. La ragazza raggiunge poi Lido Carmelita, dove incontra il suo Filippo, che si è tatuato il suo nome sul piede. Lucia è la terza eliminata. Si apre nuovamente il televoto e stavolta ad uscire è Matteo.
rimangono in gara a contendersi il titolo del vincitore Alessia e Alberto. Grande Fratello 2018, si chiude il televoto e Barbara proclama Alberto vincitore del Grande Fratello 15. Si avvicina la fine della puntata ed è il momento di lasciare la casa del Grande Fratello. La 15ª edizione del Grande Fratello è stata sicuramente piena di colpi di scena, ma i due concorrenti rimasti in gara, Alessia e Alberto, sono stati tra i più discreti e più apprezzati dal pubblico. I ragazzi vengono invitati a entrare in studio, dove scatta un freeze per tutti quanti, tranne che per Barbara. Si chiude il televoto e la conduttrice, armata di stetoscopio, ascolta il cuore dei due finalisti. Il vincitore sarà quello che avrà il battito più accelerato. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, perché il battito di entrambi è uguale, finalmente ecco che il cuore di Alberto batta all'impazzata. È lui il vincitore del Grande Fratello 15. E voi che cosa ne pensate della vittoria di Alberto? Pensate se la sia meritata? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.